Oggetto numero 7, interrogazione del consigliere Bori, blocco nuovi ingressi nelle residenze protette e mancati ristori. Prego, consigliere Bori. Grazie Presidente. Noi oggi trattiamo il tema della residenzialità, lo trattiamo affrontando due questioni, i temi legati ai nuovi ingressi nelle residenze protette, le RP, e nelle residenze sanitarie assistite, le RSA. Sono entrambe due strutture residenziali che hanno un livello elevato di integrazione sociosanitaria e sono destinate ad accogliere in maniera permanente soggetti non autosufficienti che hanno esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, che sono stabilizzate, non curabili a domicilio e che possono necessitare o meno di prestazioni sanitarie complesse. Sono due realtà diverse, per entrambe sembrano essere stati bloccati i nuovi ingressi. Questo per contenere i costi e le rette, per cui la prima domanda è sulla motivazione del blocco dei nuovi ingressi che viene registrato e che ci segnalano gli operatori e le strutture. Il secondo tema sono i mancati ristori. La Regione Umbria nel 2020, a fronte dell'emergenza sanitaria, ha chiesto alle strutture sociosanitarie e le cooperative di fargli pervenire e di quantificare i mancati introiti e quindi di andare a ristorare la parte che sennò avrebbe costretto queste realtà, le strutture e le cooperative, a chiudere, perché c'è stato un sostanziale quasi azzeramento. Di fronte a questa richiesta, che altrimenti avrebbe già costretto le realtà alla chiusura, c'era la promessa di intervenire con dei ristori. Noi siamo a distanza di 2 anni e questi non sono ancora arrivati. L'inerzia rende la condizione finanziaria non più sostenibile, per cui le nostre due domande vertono sulle motivazioni che bloccano la distribuzione dei ristori a queste realtà e la richiesta che vengano sbloccate, e la seconda è sullo stop agli inserimenti nelle residenze protette, nell'RSA, che si sono realizzati in questi mesi. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Le aziende USL, sanitarie territoriali e regionali, sollecitate a chiarire la motivazione per cui ancora non sono stati assegnati i ristori da corrispondere ai soggetti gestori di attività del settore sociosanitario, ex DL 22 marzo 2021 numero 41 e DL 25 maggio numero 73, hanno risposto che l'US Umbria 1 ha pubblicato un bando per l'assegnazione, a seguito del quale sono pervenute 34 domande e che l'apposita commissione sta procedendo con riunioni quindicinali, settimanali, alla verifica e alla valutazione. I lavori hanno subito un rallentamento per il pensionamento di alcuni componenti che sono stati sostituiti. Nell'US Umbria 2 è stato pubblicato un bando per assegnazione, a seguito del quale sono pervenute in azienda le domande con delibera 51 del 18 gennaio 2023 ha provveduto alla nomina di apposita commissione che sta procedendo ai lavori di propria competenza. Per quanto riguarda il blocco degli inserimenti, l'US Umbria 1 dichiara che la consistenza degli utenti ricoverati è pressoché confrontabile con quella precedente alla revisione delle tariffe avvenuta nei primi mesi del 2022. Non solamente per gli inserimenti, ma anche per le presenze che risultano in linea. Sempre in tema di tariffe, la parte correlata agli inserimenti risente anche del budget disponibile da parte dei comuni di riferimento dei diversi utenti. L'US Umbria 2 non ha rilevato alcun blocco degli ingressi nelle strutture in oggetto dell'interrogazione, dichiarando che i dati relativi agli accessi del 2019 sono in linea
con quelli del primo trimestre 2022. Dovesse servire, abbiamo tutti quanti gli allegati. Grazie. Consigliere Bori. Sì, allora, per quello che riguarda i ristori, apprendo che le due commissioni stanno lavorando. Devo dire che sembra essere un lavoro molto macchinoso, perché sono passati 2 anni e queste realtà hanno difficoltà di liquidità, per cui sono contento che siano state costituite, una da quello che ho sentito anche praticamente pochi giorni fa. Quindi secondo me c'è stato un ritardo. Ha mandato la giustificazione e spero che ci sia solerzia nel anche verificare la congruità dei ristori e nell'erogazione dei ristori, perché queste realtà non riescono più ad andare avanti così. Per quello che riguarda il blocco degli ingressi, io la ringrazio se fornisce i dati, perché a noi arrivano sollecitazioni da territori diversi del fatto che siano stati bloccati, ma anche con una pubblicità della cosa, quindi non in maniera surrettizia, che siano stati bloccati i nuovi ingressi in entrambe le strutture, in particolare nelle residenze protette. Quindi se i dati possono smentire questo, a noi fa piacere, gli operatori invece lamentano questa situazione, per cui è importante accendere un faro su entrambe le cose, i ristori e i mancati ingressi. Grazie. Ora l'altra question time interroga il consigliere Bianconi, oggetto numero 8. Atto 1644, attuazione della mozione, atto 631 della undicesima legislatura a favore di persone disabili o non autosufficienti, libertà di scelta e rafforzamento del sistema di protezione sociale, superamento della discriminazione tra disabili gravissimi e gravi. Intendimenti della Giunta a riguardo. Prego, consigliere Bianconi. Grazie, Presidente. Troppo spesso mozioni approvate in quest'Aula non hanno trovato attuazione da parte della Giunta, e oggi sono qui ad interrogare la Giunta in merito all'attuazione della mozione 631 a favore di persone disabili o non autosufficienti, libertà di scelta e rafforzamento del sistema di protezione sociale, superando la discriminazione tra disabili gravi e gravissimi. A novembre 2020 ho depositato, assieme ad altri consiglieri di maggioranza e di minoranza, la mozione con l'atto 576, avente ad oggetto iniziative finalizzate a rafforzare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, assicurando un progetto personalizzato che, garantendo la libertà di scelta, potenzi l'offerta delle prestazioni e dei servizi volti a favorire la permanenza nel proprio domicilio. E questa mozione di fatto nasceva, riprendeva un lavoro fatto dalla passata legislatura in terza commissione con lunghe audizioni, che era stato sottoscritto da tutti, era la risoluzione 2037 che purtroppo non arrivò in aula per la fine anticipata di quella consigliatura. Successivamente la delibera, invece, una delibera importante, l'atto 631, proposto in quest'Aula dallo stesso Presidente dell'Assemblea legislativa, avente ad oggetto l'ampliamento dell'offerta di prestazioni e servizi che, sulla scorta di un progetto personalizzato basato sulla libertà di scelta, rafforzi il sistema di protezione sociale e di cura delle persone con disabilità e o non autosufficienza e ne permetta la permanenza nel proprio domicilio. Tale mozione impegna la Giunta regionale, in particolare, a potenziare gli interventi di welfare regionale che rafforzino la presa in carico, il progetto di vita e la tutela di tutte le persone disabili e non autosufficienti, rispettando il principio di universalità dell'accesso alle cure, di autodeterminazione, di non discriminazione, di pari opportunità, di libertà di scelta tra forme di assistenza diretta e indiretta, volta anche ad incrementare le risorse economiche e servizi, nonché ad orientarli favorendo il sostegno domiciliare sia in natura sociosanitaria che sociale alle persone disabili e non autosufficienti, tenendo in conto della necessità, delle aspirazioni e dei desideri
di ognuno senza, senza discriminazioni di età e patologie, favorendo adeguati supporti anche ai caregiver familiari ed eliminando disparità di trattamento tra chi percepisce contributi e chi non ne ha mai percepiti, e aggiungo a predisporre compatibilmente con le risorse del bilancio regionale in collaborazione con i servizi sociali e sociosanitari un progetto personalizzato e relativo al budget di salute per tutte le persone disabili e o non autosufficienti, superando la distinzione tra disabilità grave e gravissima, e a garantire relativi interventi per una puntuale realizzazione e attuazione del progetto, oltre a rimuovere gli ostacoli di ordine anche burocratico che impediscono un equo accesso a servizi e misure di sostegno, snellendo procedure di accesso e di rendicontazione spesso vessatorie nei confronti delle persone disabili, anche dotando di un'anagrafe di servizi e prestazioni attive. Ecco, considerando tutto questo, considerando il piano regionale integrato per la non autosufficienza, il PRINA 2019-2021, approvato dall'Assemblea legislativa con delibera 43 del 25 giugno, che prevederebbe interventi di spesa per assistenza domiciliare, assistenza indiretta e interventi complementari all'assistenza domiciliare sia a favore dei disabili gravissimi che disabili gravi. Ecco, considerando tutto questo, io ricordo che l'Aula fu compatta in questa direzione. Tutti, maggioranza e minoranza, l'hanno sostenuta perché è ed era una cosa giusta. A tal riguardo, io già interrogavo subito dopo, con l'atto 858, la Giunta regionale nel 2021 per sapere se quante risorse sono attualmente erogate dalla Regione a favore dei disabili gravi mediante assegni di cura o altre misure equivalenti ed entro quando e in quali modalità intende attuare gli impegni sopracitati con l'atto famoso 631, e la risposta dell'assessore competente fu allora che la Regione quindi attua ciò che è un adempimento normativo nazionale, programmando prioritariamente per la quota del 50% a favore della gravissima disabilità e conseguentemente per il restante 50% a favore della grave disabilità, le risorse finanziarie si esauriranno con il PRINA, ma la programmazione sociale in materia è stata sulla base di ulteriori risorse regionali, nazionali e del Fondo Sociale Europeo integrata. Ad oggi non apparirebbe tuttavia ancora chiaro l'ammontare delle risorse specificatamente destinate ad eventualmente erogate per gli assegni di cura oltre a misure equivalenti. Valutato che la recente grave crisi sanitaria e l'attuale processo di riorganizzazione della sanità in Umbria, con significativi cambiamenti nelle funzioni delle strutture sanitarie esistenti, dopo anni di tagli della spesa pubblica, rischierebbe di creare forti disagi e gravi pregiudizi soprattutto alle persone non autosufficienti e più fragili, sarebbe pertanto ancora più importante e urgente attuare misure finalizzate a favorire la domiciliarità, ove possibile e desiderato dall'interessato, ed eliminare ogni discriminazione tra disabilità grave e gravissima, così da realizzare un'effettiva libertà di scelta della persona non autosufficiente con principio di universalità dell'accesso alle cure, di autodeterminazione, di non discriminazione tra forme di assistenza diretta e indiretta. Tutto ciò premesso, interrogo la Giunta per sapere se e quante risorse sono state attualmente erogate dalla Regione a favore dei disabili gravi mediante assegni di cura o altre misure equivalenti negli anni 2020, 2021 e 2022, specificando quali somme si prevederebbe di erogare per l'anno 2023, entro quando e in quali modalità intende attuare gli impegni sopracitati dell'atto 631 e quante risorse aggiuntive verranno stanziate dalla Regione nei prossimi 3 anni per interventi a favore delle persone non autosufficienti, al fine di superare la discriminazione tra disabilità grave e gravissima, e come si intende rimuovere gli ostacoli di ordine anche burocratico che impediscono un equo accesso ai servizi e misure di sostegno. Se è a conoscenza della deliberazione del Consiglio Comunale di Gubbio
e quali misure di propria competenza intende porre in essere per la realizzazione degli impegni in essa elencati. A tal riguardo ricordo i consiglieri Mirko Pompei e Giorgia Gaggiotti che si sono molto battuti prima e dopo la loro azione portata avanti in Consiglio Comunale. Grazie Assessore. Prego Assessore Coletti. Grazie Presidente. Nell'anno 2020 sono state erogate alle aziende sanitarie del territorio 9.821.200 più 860.000 euro e 1.204.000. Da queste somme sono escluse naturalmente la vita indipendente e i progetti per la domiciliarità erogati ai comuni, per un totale quindi di 14.421.200. Di queste risorse il 50% sono state attribuite alla grave disabilità. Nell'anno 2021 sono stati erogati 12.505.080, escluso la ditta indipendente, e i progetti per la domiciliarità erogati ai comuni. Per l'anno 2022 sono stati erogati assegnati 2 milioni alle aziende sanitarie e ripartito tra le regioni il Fondo Sanitario Nazionale pari a 13.464.000 e per l'anno 2023 l'ammontare è di 14.691.000, vita indipendente esclusa e i progetti per la domiciliarità erogati ai comuni. Il Piano Nazionale per l'autosufficienza 2022-2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2022, individua le seguenti categorie di persone quali beneficiari degli interventi: persone anziane, non autosufficienti, con alto bisogno assistenziale e con basso bisogno assistenziale, persone con disabilità, con distinzione tra gravissime disabilità e gravi disabilità. Il Piano Nazionale quindi ribadisce la distinzione tra gravi disabilità e gravissime disabilità. Sarà cura del Comitato Direttivo, deliberato con il DGR 1400-2022 e del gruppo di redazione del Piano Regionale Integrato per l'autosufficienza 2022-2024, garantire i LEPS di cui il Piano Nazionale per tutti i beneficiari individuati. È chiaro che l'agevolazione rispetto a quello che è la sburocratizzazione è assolutamente condivisibile, ma è altrettanto vero che queste le rendicontazioni sono dovute per legge. Faremo pervenire, magari in conferenza Stato-Regioni, quelle che sono queste richieste legate alla sburocratizzazione, alla facilitazione della rendicontazione in considerazione del fatto che stiamo parlando di soggetti fragili, di disabili, di persone che hanno bisogno di continua assistenza e che di conseguenza hanno necessità di avere un accesso rapido, senza burocrazia, ma soprattutto di avere garantiti quelli che sono i livelli essenziali di prestazione che fortunatamente stanno prendendo piede anche all'interno di quello che è l'ambito sociale piuttosto che sociosanitario, in considerazione che per quanto riguarda la sanità abbiamo i livelli essenziali di assistenza. I livelli essenziali di prestazioni erogati dovrebbero garantire quella che è l'equità a livello nazionale dell'erogazione di quelli che sono i servizi destinati ai disabili e ai pazienti fragili. Grazie. Grazie, per la replica il consigliere Bianconi. Grazie. Posso ascoltare o non posso? Grazie Assessore della risposta. Io credo che in questa regione, specialmente in sanità, ci sia un grandissimo bisogno di confronto, di dialogo, specialmente con le associazioni, quando parliamo di disabilità, di persone fragili, un dialogo che manca. Ad oggi le segnalo che non c'è una delibera di giunta che assegna le risorse direttamente alle persone affette di disabilità grave minori e ultra 65 anni, cioè non hanno un assegno di sollievo, non c'è una delibera che chiarisce come queste risorse possano essere da loro utilizzate.
La difficoltà è grande, la crisi economica colpisce tutti, anche le famiglie che hanno e che devono fare i conti con questa necessità che prevede investimenti importanti. Quindi la invito, Assessore, ad aprire un momento di confronto con le associazioni che rappresentano questi mondi sensibili, sono qui, sono pronti a mettersi a sua disposizione per trovare delle strade possibili. Grazie.